Inaugurata la prima area attrezzata abruzzese di sport nei parchi, Sante Marie in provincia dell'Aquila è la tappa del centro Italia tenuta a battesimo da Angelika Savrayuk, la ginnasta di origini ucraine e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 con la nazionale italiana. I bambini della scuola primaria Lombardo Radice di Sante Marie hanno portato i propri pensieri sui valori che la cultura dello sport deve trasmettere alle nuove generazioni e alla società. Bello lo scambio fra Angelica e i piccoli che si sono confrontati con l'atleta nelle loro performance sportive tra il verde del Parco del Nonno e gli attrezzi di sport e salute. Oggi siamo qui al Parco del Nonno a Sante Marie, una delle aree attrezzate del progetto Sport nei Parchi, la prima tappa in Abruzzo, una delle tantissime perché sono ben 480, è una delle palestre a cielo aperto. Questo è un progetto meraviglioso che cerca di abbracciare, di far conoscere, di far amare lo sport a tutti quanti. Quindi mi raccomando, venite e praticate sport. E stiamo inaugurando il primo dei parchi del progetto Sport nei Parchi, il primo di 480 comuni che hanno avuto l'opportunità di fare questo progetto, e quindi siamo qua adesso con una scolaresca che rappresenterà un pochino tutte le attività. Per quanto riguarda il progetto Sport nei Parchi, in effetti oltre alla linea di intervento 1 che prevede il coinvolgimento di ben 16 comuni della regione Abruzzo, di cui 4 della provincia dell'Aquila, 4 di Teramo, 6 di Chieti e 1 di Pescara, ci sono altri due progetti, sempre di Sport nei Parchi, della linea di intervento 2, che già sono iniziati e che riguardano il comune di San Salvo in provincia di Chieti e il comune di Penne in provincia di Pescara. Queste occasioni costruiscono la socialità dei comuni, la socialità sportiva, la socialità del vivere insieme, la capacità di fare in modo che i ragazzi e i cittadini anche di piccoli paesi come questo, come Sante Marie, possano trovare un'occasione di stare insieme con qualità, con attrezzature di rilievo importante, di grande qualità e di ottima fattura. Mentre parliamo di parchi dove l'elemento qualità ambiente è un elemento strategico, un elemento fondamentale, ma ovviamente di tutto ciò, soprattutto in una provincia come la nostra, se ne vuole fare una strategia di sviluppo, ma una strategia attrattiva soprattutto nel campo del settore turistico, soprattutto per offrire a coloro che insomma visitano i nostri luoghi sempre di più e sempre più alla riscoperta dei piccoli borghi, dei piccoli centri, un qualcosa di importante che ci pone sicuramente nelle condizioni di parità delle località più blasonate del territorio nazionale.